E ciao a tutti, ben ritrovati su questo nuovo video dove andremo a vedere come creare un dual boot, ovvero far partire all'avvio del computer sia Windows 10 che Windows 11. Quindi andremo a farlo indipendentemente. Se avete già installato sia Windows 11 che Windows 10, potete, se avete sia uno, potete farla sull'altro e viceversa. Quindi andremo a vederla anche se avete un computer non compatibile, quindi con il TPM e tutti i requisiti minimi che servono per Windows 11. Quindi andremo a farlo sia per computer già compatibili naturalmente, sia per computer non compatibili, ovvero vi farò vedere come crearla, come creare il dual boot, quindi superando anche questo problema che vi uscirà se non avete comunque i requisiti. Bene, seguite fino alla fine, che sono dei passaggi abbastanza delicati, ma alla portata di tutti. Bene, prima di incominciare vi consiglio di farvi una piccola pulizia del vostro computer, giusto per liberare più spazio possibile. Quindi richiamoci sull'unità C, tasto destro del mouse, proprietà, e andiamo a fare una piccola pulizia, pulizia del disco. Quindi andiamo a selezionare, quindi liberiamo più spazio possibile, quindi selezioniamo tutte le caselle in maniera da pulire il tutto. Una volta fatto, diamo l'ok, quindi andiamo ad eliminare tutti i file. Fatto questo, andiamo su esegui, cerchiamo esegui, quindi andiamo ad aprire e qui andiamo a scrivere percentuale temp percentuale, quindi andiamo ad eliminare i file temporanei in maniera anche qui da liberare più spazio possibile. Una volta che ci si apre questa cartella, qua ci sono tutti i file, andiamo a selezionarli tutti e eliminiamo tutti i file temporanei, che vi consiglio di fare anche una volta ogni tanto, giusto per pulire il vostro computer. Quindi richiamoci di nuovo su esegui. Questa volta andiamo a scrivere prefetch e anche qui andiamo a liberare tutte le sottocartelle di prefetch. Ok, diamogli l'ok e anche qui andremo a, clicchiamo su continua, andiamo a selezionare il tutto, quindi elimina, e quindi andremo a liberare molto spazio. Anche vi consiglio di farvi anche un giro dove avete le applicazioni e quindi andare a eliminare tutte le applicazioni, comunque software che non usate, che magari vi appesantiscono anche il computer, eccetera, in maniera da liberare ancora più spazio. Bene, una volta fatto questi passaggi, quindi colleghiamoci al sito di Microsoft, quindi andiamo a scaricare la ISO di Windows 11, quindi stavolta andremo a scaricare il supporto di installazione, quindi il Media Creation Tool, andiamo a scaricarlo, facciamolo partire, quindi avere a portata di mano una chiavetta di almeno 8 giga. Se avete magari cose dentro importanti, andate a salvarle perché ve la va a formattare. Quindi accettiamo le condizioni di licenza. Bene, andiamo, andate a scegliere la lingua, quindi dopodiché andiamo avanti. E qui, se volete scaricare ad esempio la ISO sul vostro computer, dopodiché potete fare questa procedura anche tramite Rufus, oppure io vi consiglio di farla tramite il Media Creation Tool, quindi USB Flash Drive. Quindi lasciamo selezionato qui, inseriamo la nostra chiavetta di almeno 8 giga. Fatto questo, vi va a leggere la vostra chiavetta, dopodiché andate avanti. Quindi ci metterà più o meno quei 10 minuti a crearvi la chiavetta, il supporto per l'installazione. Quindi io non vado avanti perché l'ho già fatto, quindi voi andate solamente avanti per finire il processo. Bene, una volta creata la nostra chiavetta, il passo successivo è andiamo a scaricare questa cartella. Vi lascerò poi il link sotto in descrizione, quindi andremo a scaricarla. E quindi una volta scaricata,
avremo questo archivio, scompattatelo e avremo questa cartella che contiene questi due file. Quindi dobbiamo semplicemente andare a copiarli e incollarli dentro la chiavetta oppure semplicemente trascinarli. Quindi io vado a copiarli, che quindi questi due file servono per superare, bypassare quindi il TPM in maniera da installarlo anche tramite USB. Quindi una volta fatto, li abbiamo copiati, andiamo a chiudere e quindi il passo successivo è andremo a creare una partizione per Windows 11. Quindi andiamo su Start, tasto destro del mouse, e andiamo su Gestione disco. Apriamo. Quindi gestione disco e avremo questa schermata qua. Come vediamo qui c'è l'unità C che io in questo caso ho 282 giga. Quindi cosa dobbiamo fare? Andiamo a dividerla. Comunque io vi consiglio sempre di lasciare abbastanza molto più spazio per Windows 11 in maniera da poter poi installare anche più programmi, più applicazioni. Quindi dobbiamo andare a creare una partizione, quindi tasto destro del mouse, io in questo caso siccome ce l'ho in inglese shrink volume, quindi ci sarà dividi volume, quindi andiamo a cliccarci su. Bene, e qui ci dice di quanto spazio poter dare quindi alla nuova partizione. In questo caso io andrei a dividerla in due, praticamente a metà, 282, quindi vado a, ad esempio, 140, anche 150 giga, magari facciamo anche 150 giga, quindi 150.000 megabyte, quindi dobbiamo 150.000, 100.000, se volete 100 giga, eccetera, saprete benissimo come fare. Quindi andiamo a creare shrink, quindi andiamo a creare la nostra partizione ed ecco qua, non collocata, 147 giga più o meno, e quindi non ci resta altro da fare che andare a chiudere il tutto e quindi riavviare il computer e partire con l'installazione. Bene, al riavvio del computer, quindi dal boot fate partire la chiavetta, quindi selezionate la chiavetta su cui avete Windows 11 e fate partire l'installazione. Questa schermata, scegliete la lingua. Andate avanti, qui non ho un product key, quindi qua scegliamo il sistema operativo che volete installare. Se vi esce fuori questa schermata è che non è possibile eseguire Windows 11 su questo PC, quindi andiamo a chiudere il tutto. Dopodiché dalla tastiera tasto Shift più F10 andiamo ad aprire il CMD, quindi andiamo a scrivere Notepad, andiamo ad aprire Notepad, quindi invio. Bene, una volta aperta avremo questa schermata, quindi andiamo su File, quindi apri, andiamo su questo PC e quindi andiamo a cerchiamo la nostra chiavetta, selezioniamo la chiavetta che abbiamo inserito prima, quindi apriamola e qui sotto in basso dove c'è tipo file andiamo a selezionare tutti i file. Una volta fatto andiamo sul file bypass TPM e Secure Boot, selezioniamolo, tasto destro del mouse, quindi unione, andiamo a cliccare su unione, diamogli il sì, cliccate su sì, quindi ok. Bene, andiamo a chiudere il tutto, chiudiamo tutte le finestre, quindi facciamo partire. Continuiamo con l'installazione. Qui andiamo a non ho un product key come prima, scegliete di nuovo il sistema operativo che volete installare, avanti. Bene, qui ci dà già le condizioni di licenza, quindi abbiamo superato il TPM e Secure Boot. Andiamo avanti e qui andiamo a cliccare su Installa solo Windows, opzione avanzata. E qui, come vedete, andiamo a selezionare la partizione che abbiamo creato in precedenza all'inizio del video, quindi 147 GB, quindi spazio non collocato. Andiamo a installarla lì ed è partita l'installazione. Bene, andrà a riavviarsi più volte per finire l'installazione.
Quindi, come avete visto, sono dei passaggi abbastanza semplici alla portata di tutti. Poi la configurazione saprete benissimo come farla, che è molto semplice. Dopodiché ci vorrà qualche minuto e abbiamo il nostro dual boot. Bene, una volta finito il tutto, non dobbiamo far altro che andare a configurare il menu che ci consentirà di scegliere quale sistema operativo far partire. Per primo, per farlo, quindi andiamo su Start, tasto destro del mouse, sistema. Quindi una volta che siamo sul sistema, andiamo su impostazioni di sistema avanzate. Quindi a questo punto a noi ci interessa avvio e ripristino. Andiamo su impostazioni. Una volta che siamo qui, possiamo andare a scegliere quale sistema operativo far partire per prima. Dopodiché, se volete far partire per primo Windows 11, selezionate Windows 11, altrimenti Windows 10. Dopodiché andate a scegliere i secondi che vanno a trascorrere prima che parte il sistema operativo. Quindi, ad esempio, sono 30 secondi, possiamo andare a scegliere ad esempio 20, 15 o 10 secondi. Dopodiché parte il sistema operativo che è predefinito, insomma. Bene, fatto questo, possiamo andare a dargli l'ok, chiudere ed è fatto. E quindi potete creare questo dual boot non solo con Windows 10 e 11, quindi anche con altri sistemi operativi sul vostro computer. Bene, siamo alla fine, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e se vi è piaciuto il video un bel like e alla prossima. Ciao.